abbiamo fatto ascoltare un chorus di un brano che si chiama Margi e che è stato uno dei brani che Bix Leon Beiderbecke amava di più, perché è Bix Beiderbecke il personaggio col quale staremo assieme nei brevi minuti che ci sono consentiti. Bix è, credo, il personaggio del jazz che abbia vissuto di meno di tutti. 29 anni, 29 anni, 28 per 28, una vita travagliata, morto in maniera tragica, però avendo lasciato un patrimonio musicale e artistico ovviamente immenso. Considerato che lui può aver cominciato a suonare a 10 anni, 10-11 anni, grosso modo, no? sì, suonava prima il pianoforte Pianoforte e e poi la poi la cornetta cornetta. prestata da un amico. Quindi in quei pochi anni ha lasciato un patrimonio veramente prezioso, prezioso. Perché lui amava il jazz tradizionale, quello dei negri di New Orleans, però per me in fondo lo snobbava un pochino, perché gli ha dato un colore, un carattere e l'ho Tu arrangiato. dici? Io penso di sì, perché nei brani dei Wolverine, di Bix in genere, non c'era quel calore, quel travolgente, anche quello sporco, nel senso così artistico, voglio dire, che caratterizzava i jazzisti di New Ma Orleans. lui non ci riusciva, nel senso, lui aveva una grande ammirazione per i jazzisti neri, Armstrong per lui era un dio, e cercando di copiare il nero è riuscito a tirare fuori un altro stile con cui ha dettato legge per anni e ha detto. E pensate che Bix non sapeva che tanti anni dopo, negli anni 50, Infatti. sarebbe uscito un trombettista eccezionale, Chet Baker, che forse nemmeno Chet ci faceva caso, ma aveva ritirato fuori quella maniera così fredda, apparentemente fredda e pulita di suonare la cornetta, come faceva Bix allora. E io devo dirvi la verità, io ero più armstrongiano che bixiano. Perché per temperamento io sono napoletano, quindi è giusto che fossi e sia per New Orleans. Quindi un jazz che nasce dal cuore, dove può avere qualche errore, qualche cosa imperfetta, però ti trascina e ti fa muovere il piede, fa battere il piedino, no? Bix faceva battere poco il piedino, era più un intellettuale, secondo me, del jazz, no? Bix veniva da una famiglia tedesca, di origine tedesca, e niente, aveva un'impronta classica, amava moltissimo Debussy. Infatti, Bix, oltre ad essere cornettista, era anche un grande Pianista, pianista e ha certo. composto un brano che si intitola Pianista, Inamist. pianista. E, Di una tra l'altro. difficoltà incredibile, Sì, che ricorda difficilissimo. Debussy, Stravinsky. Sì, È un. anche Sì, 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 sì. Ravel, Poi ne ha composti altri tre, col tutti con pianoforte. titoli molto oscuri. Inamis significa nell'oscurità, Nell'oscurità, certo. nella nebbia, Nella scusate. nebbia. Poi ha composto In the Dark, nell'oscurità, Buio. Flashes, Candlelights, a lume di candela. E tra l'altro l'ha consegnato come copyright una settimana prima di morire. È una storia molto triste anche, se Qui abbiamo vogliamo. Fabiano Pellini che è un innamorato viscerale di Bix Beiderbecke. Fabiano ha messo su un paio di complessi, perché non ce n'è uno solo, ma più di uno, che ritagliano e che ricalcano, mettendoci però del suo, non copiando, ripetissequamente, lo stile perfetto di Bix e delle orchestre bianche Sì. degli anni del proibizionismo, grosso modo. E lui Certo. lo sente dentro. Ecco, io sento Armstrong, lui sente Bix. Ci vogliamo bene lo stesso, sia Io posso chiaro, dire che eh? per me Armstrong è il sole, è roente. Bix invece ha quel pallore lunare che mi affascina. Bene, Non so, bene. forse io Allora, vengo portato più. certo, tu sei settentrionale, io sono meridionale. Allora facciamo di Bix un omaggio a Bix, un classico, un suo classico jazz Jazz Me me Blues. blues.